Ragazze, allora quest'oggi un altro video, non so se vedete prima questo o prima il video sulla postazione Makeup Collection, però avevo un po' di tempo oggi, quindi ho deciso di registrarvi qualche video, dato che purtroppo non riesco sempre a registrarveli, quindi quando ho un po' di tempo ci provo. Allora ragazze, è da un po' di tempo che non vi registro i video delle novità Avon, appunto, ed è tipo due campagne che non ve le registro, infatti appunto ho dei prodotti da farvi vedere già da due campagne. Io mi scuso ragazze se non li ho registrati prima, non li ho pubblicati prima, però ho dato priorità ad altri video che volevo fare, ad altre cose che volevo farvi vedere da un po' più di tempo, quindi scusatemi. So che comunque sia questo è un video che a voi piace moltissimo, infatti che lo seguite in tante, e appunto l'ho deciso di fare appunto perché così magari, non so, vi faccio vedere questi prodotti, volete qualche delucidazione. Io ragazzi, seppur avendoli da un po' di tempo, non ho avuto tanto tempo per poterli utilizzare, anche perché una volta che mi arrivano io li metto da parte, perché sennò poi me li dimentico, non mi ricordo più quali sono i prodotti in novità, non nemmeno più ci penso, quindi me li metto da parte. Però questo comporta il fatto che non li posso utilizzare grazie alla moto, sebbene appunto li abbia a casa. Persone, proprio io qua c'ho l'Harley Davidson dei poveri. E appunto adesso vi faccio un pochettino vedere ciò che ho preso come novità, poi un pochettino vediamo un po' se mi ricordo. Allora, per quanto riguarda le prime novità, innanzitutto voglio farvi vedere, scusate se talvolta scompaio, una blusa che ho acquistato. Ora non mi ricordo la campagna quale fosse, se non mi ricordo male sono novità della campagna 9 e poi novità della campagna 10, quindi queste qui sono le due novità. Questa è la campagna che c'è al momento e che fra poco dovremo mandare, e questa è la campagna 10, la campagna appunto delle novità, appunto quella nuova. Quindi queste qua sono le due campagne. Allora, nella campagna 9, se non erro, io ho preso, non ho preso tante cose. Allora, innanzitutto ho preso questa blusa che è un po' strucciata, molto però carina. È una blusa a maniche corte con tutti i volant qui ai lati che svolazzano, ha una scollatura a V non troppo profonda e cade così, molto semplice, abbastanza larghetta. Io questa ho preso la taglia 48-50 perché non vorrei che mi stava un po' troppo fitta, anche perché essendo un tessuto non troppo elastico avevo paura che comunque se non cedesse, quindi ho preso una taglia magari 48-50, che era la taglia nel mio caso buona. Mi piaceva tanto appunto per queste sorte di volant che c'erano sulle spalle. Infatti avete visto che anche nello scorso video in cui vi facevo vedere l'abbigliamento, tra cui alcune cose di H&M, tra l'altro ragazzi vi dovrei fare anche un altro video di abbigliamento perché ho preso qualche altra cosina, per cui ho preso questa qua, mi piaceva, adesso la posso mettere a lavare finalmente, così la utilizzo. Poi ragazze, per il lavoro, scusate, mi ripeto se scappo, per il lavoro, siccome mi sono trovata davvero da Dio con questi fondotinta, ho comprato questi due fondotinta extra lasting di Avon nella colorazione Ivory e Soft Honey, che sono la colorazione più chiara e quella più scura che avevano appunto nella campagna. Questa è il packaging, questa è la colorazione forse un po' falsata, comunque questa qui, e il Soft Honey è questa qui, quindi la più chiara appunto, la più scura da poter miscelare. Vedete? Così magari al lavoro ho più l'opportunità di poter appunto miscelare e trovare meglio le colorazioni. Forse ne prenderò anche una intermedia. Adesso vediamo. È un fondotinta che mi piace tanto perché comunque si ha una buona coprenza, non altissima, però una buona coprenza ed ha anche un'ottima durata. Non si trasferisce. Secondo me è un fondotinta davvero ottimo e quindi appunto l'ho acquistato per questo. Secondo me è anche adatto a molti tipi di pelle. Poi ho acquistato questo che è il spray antiodore per i piedi di Avon, appunto, della linea Footworks. Io veramente l'avrei dovuto utilizzare, comprare in inverno con le scarpe chiuse, però vabbè, me lo tengo conservato e poi lo utilizzo. Poi, oh mio Dio, mi confondo. Sì, per quanto riguarda le altre novità che ho preso, sono innanzitutto questo profumo, ne ho presi due, ora ve li faccio vedere. Si chiama Energy Infusion ed è praticamente un 50 ml eau de toilette per lei, c'è anche la fragranza quella per lui. La confezione è fatta così, molto carina, è una profumazione comunque sia
molto fresca e molto fiorita. E infatti, vediamo se trovo. Vivi a tutto colore e lascia trasparire la tua energia interiore con vivaci note di pompelmo, rosa, pesca, noce, combinata con l'aroma di peone e gelsomino con una nota di fondo di golosa vaniglia. Ora, sinceramente, io la golosa vaniglia non la sento tanto, perché comunque sento questa nota anche abbastanza pungente di fiori. Questo sarà il mio naso. Però, ragazzi, poi la proverò e assolutamente vi farò sapere. Poi, ragazzi, io ve le dico un po' così, non sen senza un senso logico, perché non me li ricordo. Brava Nelly, un applauso. Poi ho acquistato questo, che è un altro profumo, il Prime Match, che è il Soft Musk, o il Soft Musk, io lo chiamo Soft Musk, è quello normale. Adesso è uscita la profumazione Silky, quindi dovrebbe essere più talcata. Il packaging è lo stesso, però come potete vedere il Soft Musk normale è sul rosa ciprica, questo qui invece è sul color pesca. E all'interno c'è scritto che ha... Scopri il colore di una femminilità irresistibilmente dolce con questa sensuale fragranza orientale legnosa. Abbiamo già scritto un cavolo bene, molto bene, però a me era piaciuto tanto perché si sentiva molto questa nota molto orientale, molto speziata, quasi tipo di iris. Un gel doccia della linea Avon Naturals ed è al cocco e al coriandolo, cocco e coriandolo. Però, sinceramente, sì, il cocco si sente, ragazzi, stavo per dire una balla. E il profumino per il corpo sembra il cocco e coriandolo, specialmente per il periodo estivo. Magari ve lo volete portare in borsetta per rinfrescare un pochettino il profumo, o perché quando sentiamo un po' troppo caldo e vogliamo qualcosa di fresco, l'ho appunto presa. E quindi non vedo l'ora di provarla. Dopodiché, che cos'altro ho preso? Allora, ho preso due matitoni, ne sono usciti diversi, di diverse colorazioni. Ho preso due matitoni per ombretto. La prima è la colorazione Slate, scritta Slate, ed è questa colorazione sul tortora, sul grigio, anche perché, ragazze, sinceramente poi nel periodo estivo non ci va tanto di truccarci, per cui ho voluto acquistare anche delle colorazioni neutre, appunto da mettere su tutto l'occhio, un po' di eyeliner, mascara e via. Quindi questo qui, vi faccio anche vedere un po' lo swatch, è anche abbastanza scrivente, cremosetto, ed è opaco, nel senso che non ha glitterini e brillantazzi particolari. Poi ho preso, infatti se mi trovo bene magari ne prenderò altre di queste colorazioni, ho poi ho preso la cream. Nelly, sei monotona, prendi sempre gli stessi colori. Metti la colorazione sul crema. Faccio vedere. Vedete? Come altra novità ho preso le concealer stick, le CC Stick Corrector. Sono dei matitoni appunto correttivi per il viso. Io ho tutte e tre le colorazioni, però su tre me ne sono arrivate due. Ho preso questa che è la colorazione Lilac, appunto quella sul lavanda per le zone un pochettino quando abbiamo una pelle un po' spenta, un po' grigietta. E poi ho preso la colorazione Green e anche la Yellow, però la Yellow mi dovrà arrivare. Quindi ho preso questa qui per i rossori, eccetera. Una volta che li provo, ragazze, vi prometto che vi farò sapere. Poi ho preso un rossettino e stick. Questo fa parte appunto di questa linea della Campagna 9 che è uscita. Si chiama praticamente il rossetto, ve lo dico subito, rossetto estilo Shine Burst. Ci sono diverse tonalità che vanno, tonalità sul rosso, sul viola, eccetera. Vedete? E appunto io ho presa quella che si chiama Strawberry Blush, che è questo colore qua. Allora, è un rossetto molto cremoso, molto sheer, quindi poco pigmentato, adatto per la stagione estiva, per quando comunque sia vogliamo un effetto, ripeto, molto bagnato, ecco, sulle labbra. Vedete, da questo effetto lucido, anche effetto specchio se vogliamo. Quindi magari quando
non abbiamo voglia di metterci corsetti opachi, corsetti un po' più a lunga tenuta, anche questo qua tipo per andare al mare, un po' di luce alle labbra, eccetera. Perché comunque se vedete che il colore c'è ed è anche abbastanza evidente. Però ovviamente sulle labbra un pochettino si va a perdere, ecco, poi si va a fondere abbastanza bene con il colorito naturale delle labbra. Di questa è la colorazione. Questo solo. Sei serio? Perché? Per andare al mare ti Perché? metti questo? Questo qua quando. Vai, ma oh caga! Oh, una capita una si mette lucida labbra! Per andare Ebbè, per andare a mare, per modo di dire, una dove vuole andare va a mettersi queste cose, no? Santa Barbara! Questi prodotti per le unghie, dato che attualmente le unghie mi stanno facendo tribolare alquanto, ho preso il gel per le cuticole, il siero per le cuticole, si chiama Prep Serum. Poi ho preso aspettate un attimo, questo che ed è il conditioner. Catechol Conditioner, ok, balsamo per cuticole e poi ho preso tutto per le cuticole praticamente, brava Nelly. E poi ho preso questo che è, ve lo dico subito, base per unghie, una base appunto per le unghie. Magari quando ho visto e considerato che talvolta mi secca a mettere lo smalto. Mettete solamente questo che è di questo color lattiginoso rosellino, vi va a dare un effetto molto naturale, easy alle unghie e basta. Poi ragazzi ho preso uno smalto proprio di questo colore che si chiama Striking Pink, vabbè. E questo colore fucsia molto acceso con tanti glitterazzi. Ok, vedete? Molto carino, quindi ho preso anche questo per non farci mancare nulla mai. Però ragazze, non vi offendete, comunque ho preso due paia di mutande, tanto che ci sono, le avevo prese. Sono delle mutande, ragazze, semplicissime, proprio da tutti i giorni. Queste qui, color crema con i pois grigi, azzurrini e rosa, col fiocchettino rosa. E questi, rosa. Col fiocchettino bianco l'ho presi perché di mutande, specialmente per questo caso, ragazzi, una suda, si fa la doccia ogni 5 minuti, ci vogliono. Poi che cos'altro ho preso? Ah, le ultime cose ragazze, i bijou. Allora ho preso innanzitutto questo braccialetto che si chiama, oddio, Jennifer Sentiment Braccialet. Tipo, mangia come parli. Ed è questo braccialettino d'oro rosa che sembra, diciamo, un po' una cintura con dei charms con su scritto love con i cuoricini. Molto carino. Che si può mettere. Però devo vedere un pochettino come si metta, perché praticamente si fa così. Voi ve lo andate a volano. Ve lo andate a. Non so come diamine poi si debba fare. Oddio. Mi sto rompendo una mano. Oh signore. Che dolore. Fa male. Ok, viene così. Con questi charms. Questa qui è la manina di Fatima che ho preso sempre da Avon. Così si vede. Ok. Per cui, questa qui si butta nelli. Poi ho acquistato Ava Earring Gift Set, un set di orecchini, vedete la confezione molto carina. Si apre il cofanetto, cadono le cose. Olè, ragazzi, tutto da che professional. Qua ci sono questi orecchini. Che sono suddivisi, diciamo, per giorno, c'è il lunedì, martedì, mercoledì, vedete, sono molto carini per tutti i giorni, ma più che bene. E poi ho preso Adeline Drop Earring, quindi sempre orecchini, che manco mi ricordavo di aver preso. Bene. Forse queste qua facevano parte di un set in cui la collana non è arrivata.
Boh, comunque, questi qua sono gli orecchini, ve li faccio vedere aperti, orecchini fatti così. Molto 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 carini. Anche per tutti i giorni. Vanno più che bene. Beh, io amo queste cose. Allora ragazze, questo è Todos. Finalmente ragazze ci sono riuscita, non ci posso credere, un applauso. Va bene. Evitiamo di fare più gialle stupide di quando già non l'abbiamo fatto. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi rinnovo nel dire che questo è il novità 9 e 10, quindi qualora voi vogliate potete andare anche sul sito di Avon a spulciare un pochettino che cosa, a che punto siamo arrivati. Spero che i prossimi video novità li possa fare, diciamo, un po' più con calma e tranquillità. Ah, scusate ragazze, prima che mi dimentico, ho preso anche queste scarpe, questi sandali di Avon, proprio sono rasoterra di questo color oro rosa, molto belli, vedete, con la fascetta qua davanti, tutta brillantinata e appunto che si fermano alla caviglia. All'inizio mi davano un po' fastidio in questa parte, diciamo che un pochettino sfregavano, poi una volta che mi sono impuntata ad indossarli non mi hanno fatto più male e li sto utilizzando davvero sempre, quindi quello che c'ero me lo stavo dimenticando. E quindi ragazzi, vi dicevo, se vi è piaciuto il video mi raccomando non dimenticate di mettere un bel like ed iscrivervi al canale se non siete iscritte. Nel box informazioni trovate anche tutti i link di Instagram e di Facebook, perché ragazzi là ci sono bene o male sempre, e adesso anche Snapchat, mi ritrovate lì sempre con Witch Princess Makeup. Io ragazze vi rinnovo il mio ringraziamento per aver visto questo video, vi mando tantissimi bacioni, non vi dimenticate di commentare e di spolliciate, e mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!